Riconoscete queste porte così particolari? È la BMW i3, quella a emissioni zero, che insieme alla sua collega C-Evolution è protagonista di un test molto particolare sull'edizione straordinaria di quattro ruote, che è in vendita in edicola a 1 euro. Sul piatto ci sono le off-road come la GS e la BMW X5, oppure le cruiser come la K1006 contro la serie 7, o ancora le sportivissima S1000RR contro l'M4 GTS e poi le emissioni zero. Il C-Evolution contro la BMW i3. Non perdetevi questa sfida. Nel numero speciale di quattro ruote trovate la prova completa di questa Tucson, che nel video abbiamo portato in montagna in un percorso interessante. Pregi principali: il motore potenziato a 141 cavalli e il cambio doppia frizione a 7 marce. Dopo averla già provata a maggio, la Suzuki Baleno ha fatto ritorno nella nostra redazione, questa volta in una veste davvero inedita, ovvero nella versione ibrida. Con quest'auto la casa giapponese vuole davvero lanciare la sfida alla regina delle ibride, ovvero alla Toyota. Pensate che la media dei consumi rilevata dal nostro centro prova è di 18,6 km con un litro, praticamente gli stessi della Yaris. C'è di nuovo una Porsche spinta da un boxer a 4 cilindri. È la nuova Boxster che in pista a Vairano ci ha regalato non poche soddisfazioni. Il nuovo motore suona come quello vecchio, ma ovviamente è tutta un'altra storia. La prova completa sull'edizione straordinaria di quattro ruote già in edicola. L'edizione straordinaria di quattro ruote, che è già in edicola, che vi aspetta, ha anche una station wagon un po' straordinaria, la Renault Talisman, appunto in versione giardinetta, una grande giardinetta che va a completare il panorama delle station wagon europee come la Insignia, la Passat, insomma le più vendute tra le familiari, quelle veramente spaziose dove serve volume per caricare tante cose, per viaggiare spesso e anche molto comodi, più comodi che con una SUV. Questo e molto altro sull'edizione straordinaria di quattro ruote che vi aspetta in edicola solo 1 euro.